I Medici 2, diretta ultima puntata. Tornato nel suo palazzo, Lorenzo incontra Guglielmo Pazzi e non può far altro che scagliarsi contro. Vorrebbe ucciderlo, ormai non si fida più di nessuno, ma la sorella Bianca e la moglie tentano di farlo ragionare. Firenze è caotica, il popolo ha fatto a pezzi il corpo di Jacopo Pazzi, così Botticelli e Clarice tentano di far ragionare Lorenzo. L'odio domina il suo sguardo e il protagonista di questa seconda gestione dei Medici mette da parte l'animo puro per tentare in ogni modo di difendere la propria città e vendicare la morte del fratello Giuliano. Lorenzo prende una decisione sulle sorti di Guglielmo, stabilisce che viva, ma lo bandisce dalla città di Firenze. Bianca tenta di far ragionare il fratello, ma niente riuscirà a fargli cambiare idea, tanto che sarà anche Bianca e la figlia a lasciare il paese. La fine della seconda stagione di questa serie così tanto amata vede un messaggio di speranza e amore. Sandro Botticelli dipinge la primavera perché dopo la morte bisogna risorgere, così come dal caos a Firenze tornerà a splendere la serenità. Il caos a Firenze. Tutti i pazzi vengono catturati, Francesco, Salviati e il conte. Mentre Lorenzo riprende il controllo, un'armata organizzata dai pazzi sta arrivando a Firenze. Viene così richiesto un aiuto da parte di Venezia e Milano. Lorenzo decide di impiccare in piazza sia Francesco che Salviati davanti al popolo. I soldati, intanto, sono alla ricerca di Jacopo e a trovarlo è proprio Lorenzo. Tra i due inizia un forte duello e, infine, la mente della congiura viene catturata. Mentre Lorenzo discute con Jacopo ricorda le ultime parole riferitegli dalla nonna che sul punto di morte gli raccontò l'inizio dell'odio tra pazzi e medici. Dopo l'impiccagione di Jacopo Pazzi, a Firenze domina il caos, vengono bruciati i bagni della famiglia nemica e tra questi, viene gettato nel fuoco anche il dipinto di Botticelli raffigurante Giuliano e Simonetta. Lo sterminio dei pazzi. Clarice, Lorenzo e la madre riescono a rifugiarsi nella sacrestia. Francesco Pazzi vuole assicurarsi che anche Lorenzo sia morto e sono là le urla e il pianto della madre gli fanno credere che anche l'erede di Piero de' Medici sia deceduto. Francesco Pazzi e Vespucci lasciano il Duomo di Firenze per spostarsi nel palazzo della signoria. Liberati dalla sacrestia da un bambino del coro, Lorenzo e la madre si disperano sul corpo di Giuliano. Lorenzo non può attendere né rifugiarsi nel suo palazzo, vuole uscire allo scoperto e fa vedere che è vivo e sopravvissuto alla congiura. Jacopo Pazzi pensa che tutti i medici siano stati uccisi e si mostra al popolo fiorentino come salvatore dalla tirannia. Il palazzo del governo viene chiuso dall'interno e questa volta sono gli uomini di Lorenzo. Mentre Jacopo Pazzi si proclama protettore di Firenze, arriva nella piazza Lorenzo. Il popolo inizialmente non comprende da che parte schierarsi, ma il buon cuore di Lorenzo fa rivoltare l'intero popolo contro i pazzi. Da molti anni la famiglia Pazzi è circondata da delitti rimasti impuniti per mancanza di prove. Oggi le prove le abbiamo. Voglio che la famiglia Pazzi venga sterminata, voglio che il loro nome venga eliminato. Giuliano viene assassinato. E domenica, tutta la famiglia Medici è riunita per la messa e per i pazzi non c'è occasione migliore per poter sterminare la famiglia di Firenze.
Francesco, prima di entrare nella cattedrale fiorentina, abbraccia Lorenzo e Giuliano incennando delle scuse per poter capire se i fratelli indossasero un'armatura. Tutti sono pronti per la celebrazione della messa domenicale durante la quale gli uomini del conte Montesecco, accompagnato da Salviati, invade e occupa il palazzo della signoria. Sotto gli occhi attenti di Jacopo gli uomini dei pazzi si allungano sul collo di Giuliano e di Lorenzo. Francesco pugnala il giovane Medici, poi si scaglia contro Lorenzo che, però, riesce a salvarsi. Punto la congiura viene posticipata per l'assenza di Giuliano. Punto il conte Montesecco prepara la congiura dei Medici mentre Clarice torna a Firenze e racconta a Lorenzo di aver parlato con padre Carlo che sembrava molto preoccupato. Salviati porta il cardinale a Firenze da Lorenzo, ma padre Carlo non si presenta e invia una lettera in latino a Clarice. Lorenzo de' Medici è molto preoccupato del fatto che Salviati dorma nella loro dimora. Intanto Giuliano non è lucido, la morte di Simonetta lo tormenta e annega la sua tristezza nel vino dichiarando alla madre di preferire morire. Durante il banchetto in onore dell'arrivo del cardinale a Firenze gli uomini dei pazzi sono pronti ad uccidere i fratelli Medici, ma Giuliano non si presenta e questo manda in fumo il loro piano. Punto Clarice ingannata da padre Carlo. Punto Giuliano e Sandro Botticelli litigano per la morte di Simonetta, entrambi gli uomini, sebbene in modo differente, erano molto attratti dalla donna di Vespucci morta prematuramente. Nel frattempo, Lorenzo, non parte per Roma, ma invia la moglie Clarice con un messaggio attraverso cui padre Carlo potrà prendere le decisioni riguardo una pace tra Firenze e Roma. Padre Carlo de' Medici, però, è stato imprigionato dal conte Montesecco, incaricato di uccidere Lorenzo. Salviati riesce anche a ingannare il Papa, interpretato da Raoul Bova, che invia il nipote a Firenze alla corte di Lorenzo. Padre Carlo incontra Clarice, ma il suo boia osserva ogni sua mossa e ogni sua parola, è costretto a ingannare Clarice per fare cadere in trappola Lorenzo. Punto padre Carlo scompare. Punto l'apostrofo accordo tra Milano, Venezia e Firenze è svanito con l'omicidio del duca di Milano. La famiglia dei pazzi ha dato il via alla congiura contro i Medici e la dimostrazione è la presenza di Francesco a Roma per incontrare in gran segreto Salviati. Lorenzo de' Medici e la sua famiglia sono protetti dalle proprie guardie per paura di un improvviso attacco da parte dei pazzi. L'arcivescovo e Francesco Pazzi chiamano un soldato per organizzare la resa dei Medici. Lorenzo e suo fratello devono morire contemporaneamente. Firenze festeggerà il giorno in cui i Medici scompariranno, avremo molti sostenitori. Il piano di Francesco è quello di attirare Lorenzo a Roma dove verrà ucciso. Mentre Francesco e Salviati organizzano l'omicidio, un alleato dei Medici origlia la loro conversazione, ma il soldato incaricato per la congiura riesce a fermarlo e lo uccide. Punto parlano i fan. Punto e apostrofo tutto pronto per il gran finale dei Medici 2. Ancora pochi minuti e, su Rai 1, andrà in onda la resa dei conti tra i Medici e i pazzi che porterà alla morte di personaggi importanti. Su Twitter, i fans della fiction sono pronti a seguire le ultime gesta di Lorenzo il Magnifico e della sua famiglia ammettendo, però, di non essere pronti a dire addio alla serie. Manca sempre di meno ed il mio cuore soffre sempre di più, non ci posso credere che siamo già al finale di stagione,
ma dite che è presto per iniziare a piangere? Ogni minuto mi sto riprendendo, stasera non l'affronto e credo proprio di non riuscire ad affrontare La congiura dei pazzi, la morte di Julie e la fine di una delle mie serie preferite in assoluto. Non sono psicologicamente pronta a vedere la morte di Giuliano, non sono pronta alla fine, scrivono gli utenti su Twitter. Cliccate qui per leggere tutto. L'anteprima dell'ultima puntata. Manca pochissimo all'inizio dell'ultima puntata dei Medici 2 e, in attesa di scoprire come si concluderà la resa dei conti tra i medici e i pazzi, su Rai Play, è già disponibile il video dell'anteprima dell'ultima puntata. L'episodio si aprirà con i timori di Lorenzo che parlerà apertamente della paura che i pazzi possano colpire i medici. Al centro dell'ultima puntata della fiction che ha appassionato milioni di telespettatori, infatti, ci sarà la congiura dei pazzi contro i medici. Inizialmente, a soccombere sarà proprio la famiglia di Lorenzo il Magnifico, ma come si concluderà tutto? I pazzi si prenderanno davvero tutto il potere? In attesa di scoprirlo, i fans sperano di vedere un ultimo episodio ricco di emozioni e colpi di scena. L'inizio appare promettente. Il sogno di Lorenzo. Lorenzo il Magnifico tenterà di portare a termine il suo sogno di portare la pace a Firenze tentando di siglare una tregua con i pazzi. Quest'ultimi, però, non saranno dello stesso avviso. Nell'ultima puntata dei Medici 2, infatti, un attentato sconvolgerà Firenze portando in città un clima di tensione e ribellione. La pace cercata e desiderata da Lorenzo il Magnifico non arriverà mai. Come se non bastasse, i medici piangeranno pesanti lacrime e verseranno il loro sangue. A perdere la vita sarà Giuliano, che sarà mortalmente colpito durante la messa in Duomo. Anche Lorenzo sarà ferito dai congiurati, ma riuscirà a nascondersi e a mettersi in salvo. Lorenzo il Magnifico, dunque, dopo la grande paura, riuscirà a riprendere in mano le redini della città? I fiorentini saranno tutti dalla sua parte, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Una morte annunciata che sconvolgerà il pubblico. Gli eventi storici fanno già da spoiler per i Medici 2, ma sicuramente quell'urlo disperato da parte di Lucrezia ha strappato via il cuore ai fan della serie che tornerà in onda oggi, 13 novembre, su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima puntata della fiction rivelano che il sipario calerà sulla serie proprio in occasione della congiura dei pazzi, che farà una vittima illustre proprio durante una funzione in chiesa in cui gli aguzzini della famiglia sono chiamati a tagliare la gola ai due fratelli medici. La trappola scatterà quando il Papa invierà un'ambasceria di pace a Firenze e Lorenzo deciderà di allestire una cena di benvenuto, ma per via dell'assenza di Giuliano tutto sarà rimandato durante la messa officiata nel Duomo. Sarà allora che i congiurati avranno a disposizione i due medici e sarà allora che uno dei due, Giuliano, avrà la peggio. Sarà a quel punto che Jacopo e Francesco Pazzi, insieme a Salviati, occuperanno Palazzo Vecchio pronti a proclamare la nuova Repubblica perché convinti di essersi liberati dei medici. Cosa succederà a quel punto? I primi dettagli sul finale. Oggi, martedì 13 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ultimo e attesissimo appuntamento con i Medici 2, interamente dedicata ad una delle figure più affascinanti della storia italiana, Lorenzo il Magnifico. Negli ultimi due episodi ci sarà la resa dei conti tra i pazzi e i medici. I primi, dopo la decisione di Lorenzo di non dare ai conti papali anche l'allume, decideranno di punire Lorenzo. Quest'ultimo, infatti, dovrà scontare le conseguenze del suo gesto. A pagare, però, sarà anche la sua famiglia, che verserà del sangue dopo un terribile attentato.
Sarà una puntata al cardiopalma quella che andrà in onda questa sera e che chiuderà la storia della famiglia dei Medici. I Medici 2, anticipazioni ultima puntata, il tradimento. Punto nel primo episodio dell'ultima puntata, intitolato Il tradimento, i pazzi, dopo l'ennesima sconfitta, decidono di organizzare una congiura contro i Medici e liberarsi definitivamente di tutta la famiglia. Francesco Pazzi e Salviati si recano così a Roma per incontrare il conte Montesecco. Insieme, riescono così a convincere il Papa ad organizzare un incontro di pace a Firenze. In realtà si tratta di uno stratagemma per mettere in atto il piano per uccidere Lorenzo e Giuliano. Quest'ultimo, nel frattempo, è convinto che i nemici stiano tramando qualcosa alle loro spalle mentre Lorenzo, con il suo animo da sognatore, continua ad immaginare la pace e organizza una cena per accogliere i suoi ospiti. I congiurati decidono di colpire Lorenzo proprio durante la cena mentre Giuliano, sempre più sospettoso, decide di non partecipare. L'assenza di Giuliano convince così i congiurati a rimandare il duplice omicidio. Lorenzo e Giuliano saranno colpiti durante la messa in Duomo dove sarà presente tutta la famiglia. I Medici 2, anticipazioni ultima puntata, consacrazione. Punto nel secondo ed ultimo episodio della serata e della seconda stagione dei Medici, intitolato Consacrazione, durante la messa in Duomo, i pazzi colpiscono i Medici. L'attentato è violentissimo, Giuliano, dopo atroci sofferenze, muore mentre Lorenzo riesce a nascondersi in sacrestia con Clarice e la madre Lucrezia. Jacopo Pazzi, convinto di essersi liberato dei Medici, occupa Palazzo Vecchio e proclama una nuova repubblica. I suoi piani, però, saltano quando Lorenzo torna a farsi vivo. La folla, nel vederlo, si ribella e scoppia la rivolta per le strade di Firenze. Salviati, Francesco e Jacopo vengono impiccati. Lorenzo, furioso, su consiglio di Botticelli e Clarice, decide di non giustiziare Guglielmo, ma di condannarlo all'esilio. Acclamato dalla folla che lo chiama il Magnifico, Lorenzo può godersi nuovamente la sua città. Botticelli, nel frattempo, comincia a dipingere un nuovo quadro dedicato alla primavera mentre il Papa, stanco dei poteri dei Medici, decide di dichiarare guerra alla famiglia fiorentina. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.